Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Ditemi quanto tempo è che non vi giro un video haul. Troppo tempo, infatti sono corsa ai ripari, ho preso gli ultimi acquisti che ho fatto, che in realtà non sono tantissimi, proprio perché ultimamente sto cercando di mettere i soldi da parte, sto cercando di risparmiare, quindi ho comprato poche cose e la maggior parte sono tutte cose per il corso, per l'accademia di make-up che sto seguendo, quindi di abbigliamento, vestiti, eccetera, c'è ben poco, però c'è qualcosina e anche qualcosa di molto intrigante, quindi sono molto felice di farvi vedere gli ultimi acquisti e le ultime cosettine che mi sono arrivate da varie aziende. Iniziamo con una cosa di ASOS. Non compro su ASOS da una vita. Infatti l'ultima cosa è stata questa borsa che ho pagato sui 20 euro tipo con gli ultimi sconti, gli ultimi saldi. Ed è semplicemente così, è abbastanza piccolina, media, ha le rifiniture in oro ed è di questo color nude. Mi piaceva un sacco perché non avevo una borsa di questo colore. E poi è a tracolla, di quelle super lunghe, super morbide, quindi molto comoda da portare in giro, però allo stesso tempo è stilosa, quindi era un ottimo acquisto. Invece, passando alle cose di Zara, ho comprato solo scarpe. Per quanto riguarda le scarpe, sapete che ho un problema. Questo problema ancora c'è, ancora sussiste. E Zara con la nuova collezione se ne è uscito con delle scarpe pazzeschissime, davvero assurde. E infatti ne ho dovute comprare almeno due, perché una è della scorsa collezione. Probabilmente saranno quelle che vi piaceranno un po' di meno perché sono un po' particolari. Infatti non le ho ancora messe finora, però vediamo se stasera riesco a metterle. È uno stivaletto, sono tutti effetto calzino, sapete che mi piacciono tantissimo quelle fatte così. Queste qui le ho pagate super mega iper scontate, 6 euro, una roba del genere, o 7 qualcosa, e sono fatti in questo modo. E hanno questa forma molto particolare con questo tacchetto che mi ricorda molto gli anni 30, molto anni 20, non lo so, però mi piacciono davvero un sacco. All'inizio costavano addirittura 40 euro, io appunto li ho pagati il prezzo che vi ho detto, quindi dovevo prenderli, poi li vedevo a tutte le fashion blogger che seguo e mi piacevano un sacco. In più c'era questo incentivo del prezzo, ho detto ma sì. Solo che non sono né col tacco e né piatte, quindi è un po' complicato camminarci, cioè vi potrà sembrare strano ma vedremo. Poi invece della nuova collezione ho comprato questo stivaletto. Lo volevo da un po' uno stivaletto rosso, però non ho mai avuto il, diciamo, coraggio di comprarli perché non è un colore che indosso particolarmente. Però devo dire che fanno la loro porca figura, soprattutto io che mi vesto principalmente di nero, queste gli danno quel tocco patapeum. E sono fatti in questo modo. Il modello è molto simile a quello nero che già ho con il tacco specchiato. Questo invece ha il tacco completamente nero matte. Le ho già messe una volta per andare in accademia e pioveva, quindi non è stata proprio un'ottima idea. E quindi sono fatte così. Guardate poi che bellissimo rosso sparaflescioso, sono fantastiche. Queste non stavano scontate, purtroppo le ho pagate sui 40-50. Altro paio di stivaletti, queste qua le puntavo da una vita, cioè vi giuro una vita. Anche queste le avevo viste poi da una fashion blogger che seguo, solo che non c'erano sul sito e sono andata in panico perché le volevo troppo. Qualche giorno fa ero a sfogliare la pagina scarpe, appunto ho visto i modelli nuovi e in più avevano rimesse queste. Ho detto no, aspetta, aspetta. Io però avevo detto che non compravo più scarpe, però no, niente, non ci si riesce e ho dovuto prenderle ed è fatto in questo modo, è completamente nera anche la suola e tutto, le ho già messe, si vede, sì. Sono fantastiche, allora sono abbastanza altine, però la giusta misura insomma. Hanno il tacco, però è un tacco, vi giuro, di una comodità impressionante. E la cosa bella è che qui davanti sono squadrate e hanno le dita che escono fuori. Non sono propriamente per questa stagione, anche perché fa ancora freddo, però sono una roba stratosfericamente bella. Sembra che le avete pagate 200 e passa euro, in realtà costano sui 40. Poi un altro dei miei problemi con lo shopping è 21 Buttons, l'applicazione che sicuramente molti di voi conosceranno perché ogni tanto ve lo dico, seguitemi su 21 Buttons perché lì taggo tutti i miei outfit ed è la pura realtà, quindi ogni volta che mi dite qualcosa io ve la taggo, quindi se siete curiosi in questo campo trovate tutto sotto nell'info box tutti i dettagli. Seguo una ragazza che si chiama Giulia, tra l'altro la saluto, le mando un bacione, e lei aveva questo indosso, io me ne sono totalmente innamorata. Non sono ancora riuscita a metterlo perché ha delle maniche molto vaporose che non riesco a mettere con il cappotto e quindi potrò indossarlo quando non dovrò più indossare invece il cappotto. Comunque è questo maglioncino, anche questo appunto ve l'ho attaccato su 21 Buttons io stessa, di Boho, che è un marchio che si trova anche su ASOS, però questo non c'era. E il maglioncino è prima di tutto di questo colore fantastico che è un grigio strafreddo che sembra quasi un azzurrino, carta da zucchero tipo. E poi ha tutte queste righe così, ha un colletto
gatto non ha lupetto, ma mezzo e mezzo. E ha queste mani che vedete che sono enormi. Sono davvero enormi, sono lunghissime e sono bellissime. E questo è fatto mezzo crop, perché è comunque abbastanza cortino. È super caldo, super morbido. L'ho pagato sui 30 euro. Questo marchio è davvero super economico. E niente, mi sono innamorata. Lo vorrei prendere anche di un altro colore, però non c'era più la taglia. Io ho preso una SM, perché comunque veste largo. Ultimo capo d'abbigliamento è questo vestito, che probabilmente metterò per uno dei prossimi eventi, per cui non posso ancora dirvi nulla, però poi vedrete. Ed è un vestito, anche questo l'avevo visto da un influencer che seguo, niente, mi rovinano la vita. Ed è un vestito di H&M. Lo cercavo sul sito e non l'hanno messo. Alla certa sono andata in un negozio, mi pare quello a Castel Romano, non mi ricordo, ed era lì, tipo illuminato, avete presente quelle scene così da film? C'erano due taglie, cioè due taglie, se non è destino questo non lo so, perché c'era la 44 di H&M, che sarebbe una 48, e c'era la 38, quella che ho preso io, che aggiungendo 4 taglie fa 42, quindi la mia taglia. E tipo volevo morire perché ero super felice. In più era anche scontato, perché a prezzo pieno mi pare sia sui 50. Io l'ho pagato la metà esattamente. Ed è questo vestito qui adesso. Volevo vedere indossato, perché è una cosa pazzesca, con quegli stivaletti fatti a calza, sta da Dio, che ve lo dico a fare. Ed è fatto così, allo scollo a V qua, ma in realtà c'è un bottoncino, vedete, che si chiude così e non è volgare per niente, anzi ha queste righe così sul nero e il rosa, è un rosa molto bello. E la particolarità è che ha la vita segnata dall'elastico e poi è asimmetrico, vedete come cade, qua un lato più corto e qua più lungo. E niente, davvero io non vedo l'ora di potermelo mettere. Poi, ultimi acquisti che ho fatto io da Pandora. Allora, è un'altra delle mie ossessioni. È uscita la collezione Disney qualche tempo fa, forse prima di dicembre. E c'ero rimasto malissimo perché non avevano messo niente della Sirenetta, che sapete è il mio cartone Disney preferito. Quindi ho detto, vabbè, magari prima o poi la metteranno, magari prima o poi la metteranno. Tac! Quando è che la mettono? Naturalmente adesso. E ho dovuto, cioè proprio per una cosa morale, ve lo dico sempre, prendere almeno due cose. In realtà penso in tutto ci siano stati 5 charm della Sirenetta, però tre non mi piacevano, ho preso i due che mi interessavano di più. Questi sono i 3 charm della Disney che ho, e questi due, senza questo vestito che è quello di Belle, sono quelli di Ariel della Sirenetta. Il vestitino è quello turchese, mentre questo è quello di lei nella conchiglia. E ogni charm l'ho pagato 59 euro. Ora passiamo alle cose che mi sono state inviate. Mi è arrivato un pacchettino da NARS, perché mi hanno scritto, mi hanno contattato per farmi provare i nuovi fondotinta, e io sto testando questo qui in particolare. Mi hanno inviato diverse colorazioni, io ho scelto la Salzburg, e questo è il Natural Radiant Longwear Foundation. L'ho utilizzato anche per il tutorial che mi avete visto girare, quello ispirato a Kylie Jenner. Ha un finish matte, si asciuga abbastanza, però allo stesso tempo non è uno di quelli che secca, che danno fastidio. L'unico difetto è che un po' va nelle pieghette, quindi questa è la prima cosetta ricevuta. Poi ho ricevuto i nuovi correttori di Mesauda. Io tengo tutto nelle bustine come arriva. Mi hanno inviato 4 colorazioni, anche qui. Io voglio sperare, ma sicuramente non è così, che queste non siano le uniche 4 colorazioni, però forse sono le uniche 4. E questa cosa mi fa imbestialire, perché voglio capire quale range coprono queste tonalità. Prima di tutto sono tutte tonalità calde, ok? Molto rosate, a parte una, quindi vallo a capire. In più ho provato l'unico colore che potevo provare, che è il 301 Porcelain, che comunque è scuro per me e non copre una ceppa lippa, quindi adesso devo un attimo capire come muovermi. Però comunque ringrazio sempre Mesauda, però ecco, sto fatto dei colori, delle colorazioni che non vanno bene per tutti, devo iniziarlo a capire perché è un po' scocciante. Poi pacchettino da L'Oreal, guardate che carino, è fatto a Polaroid. La cosa carinissima è che, dov'è qui, se tirate esce fuori Depliant, la spiegazione dei vari prodotti, che naturalmente mi si è incastrata, guardate qua. Tipo una stampa in diretta, davvero carina carina come idea. E i prodotti all'interno sono tutti pensati per il hashtag no filter, quindi abbiamo 3 primer, vi faccio vedere tutta la box anche se su Instagram ve l'ho già fatta vedere, illuminante
Questo è antirossore e questo è levigantissimissimo. Tre fondi stick della linea Infallible. Poi abbiamo un eyeliner di quelli effetto tattoo. E la cosa fighissima sono questi. Volevo tantissimo farveli vedere nel tutorial di oggi, però non c'è stato modo perché non era l'effetto voluto. Per intenderci, è come l'effetto tatuaggio microblading che va tanto adesso. Infatti vi faccio vedere a questo pennino, vedete, con tutti i dentini. E vi dà proprio l'effetto microblading. È una cosa troppo troppo figa. Infatti sono molto curiosa di fare le sopracciglia con questo. Mi hanno inviato la tonalità chiara, quindi la 105 brunette, e mi hanno inviato anche la 109 ebony, che in realtà unite insieme fanno un effetto super naturale anche per il mio tipo di sopracciglia, che non è strascuro. Quindi questa box sono davvero felicissima di averla ricevuta e molto curiosa di provarla. Ultime cosettine sono della nuova collezione di Mulac. Molto presto ve le farò vedere in azione, promesso, anche perché ha delle cose fantastiche. Vi ho già fatto un look su Instagram, però quello è abbastanza sobrio per questo tipo di collezione, e vi faccio vedere cosa contiene. Allora, troviamo due nuovi rossettini, poi tutto è, vedete, impacchettato in questa confezione perché comunque è una limited edition, quindi è fantastica, ed è tutto ispirato al freak show, quindi life is a circus, tutte queste cose, è spaziale. Allora, i rossettini sono drama joke, guardate tra l'altro che bella anche il pack, questo è un colore molto forte, molto carico, ed è questo qui. Poi c'è quest'altro che è join the circus, che è leggermente effetto metallico, questa è una cosa spaziale, bellissimo bellissimo bellissimo. Poi ci sono due rossettini liquidi dei Velvet Ink, in realtà sono riformulati e hanno queste due tonalità qui, una più chiara e una più scura. La più chiara è Fetish, mi piace da morire, che è quella che mi avete visto sulla foto di Instagram, eccola qui, mentre questa più scura è Asylum. Mi ricorda troppo American Horror Story ogni volta che lo dico, e me la ricordo un sacco questa collezione in generale. Poi hanno fatto uscire un nuovissimo gloss, che tra l'altro è quello che ho picchiettato leggermente sopra a questa tinta, che è Lazy Coat. È un gloss super dorato, ma in realtà l'effetto è meno pum sulle labbra, ed è una cosa meravigliosa, super confortevole, quasi sembra che si asciughi dopo un po' che lo avete, però vi lascia sempre questo effetto glossato. Questo è il gloss, guardate che luce che fa. Poi abbiamo le nuove ciglia finte, che volevo soltanto morire per quanto sono belle. Le ho appoggiate prima sugli occhi e ciao. Tra l'altro queste che ho indosso oggi sono sempre di Mulac. E queste qui invece si chiamano Freak of Nature. Guardate che meraviglia. Che in più la qualità di queste ciglia è una cosa assurda. Sono stracomode. Se ve lo dico io che le ciglia finte non le metto mai, fidatevi. E ultimo pezzo, ma non per importanza anzi, è la palette Life is a Circus. Contiene un sacco di nuovi colori. La palettina è molto carina, compatta, fatta in questo modo, e i colori all'interno sono questi. Non parliamone, guardiamo e basta. Li ho provati quasi tutti, i glitter non tutti perché sono un po' impegnativi, come vedete c'è questa parte centrale, sono tutti glitter pressati. Fatemi sapere appunto se vi interessa vederla all'azione, io vorrei fare qualcosina. Quindi questo è tutto per questo video haul. Diciamo che è un video haul un po' diverso dagli altri perché non ho tantissime cose da farvi vedere, ma sono cose bellissime tutte quante, secondo me almeno. Poi fatemi sapere voi. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e mettete un bel pollicino in su. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!